Da Ulisse ad Andersen, passando per la Walt Disney, il mito imperituro delle sirene, metà donna, metà pesce, non si lascia scalfire dai segni del tempo e mantiene intatto il suo fascino a distanza di millenni. Storia, arte, archeologia e letteratura si dividono infinite tracce e ancora oggi la sirena è materia di studio e ricerca. Ben 12 relatori provenienti da 6 atenei italiani e perfino uno giapponese hanno animato ieri presso l'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara un'interessante giornata di studi e di approfondimento, prendendo in esame solo una parte della storia tra Medioevo e prima età moderna, sotto il coordinamento del professor Claudio Castelletti, docente dell'Università di Roma Tor Vergata. Una sirena che però si è trasformata nei secoli ripetutamente, infatti il sottotitolo del convegno è proprio Metamorfosi delle antiche sirene, perché c'è una trasformazione iconografica ma anche semantica, simbolica, allegorica della sirena, quindi cambia forma, cambia aspetto, cambia significato, e questo convegno vuole sottolineare, approfondire, ricercare, esplorare proprio tutti questi cambiamenti. E c'è un rapporto molto forte col mare. E questo rapporto col mare ci riconduce anche a Pescara, ci riconduce alla cultura pescarese, abruzzese, che è naturalmente molto forte nell'entroterra con la montagna, ma anche forte sul litorale con il mare. Prezioso il contributo del Museo delle Genti d'Abruzzo nell'aspetto organizzativo del convegno, in una relazione sinergica con l'Università di Roma Tor Vergata, a un anno poco più dalla nascita della sezione all'interno del Museo Genti di Mare. Abbiamo scelto proprio questo luogo sia perché il museo è ubicato lungo la collina del fiume che si affaccia nel mare, sia perché noi genti di mare, noi pescaresi, abbiamo un rapporto con il mare molto stretto, una frequentazione quotidiana anche nei mesi invernali. Il mare fa parte delle nostre memorie, dei nostri sogni, e quindi ci sembrava assolutamente comunque semanticamente rilevante proprio questo tema delle sirene, e quindi siamo davvero felici di ospitare un convegno di altissima valenza scientifica con docenti che provengono in realtà da università di tutta Italia. Molti ancora oggi si chiedono: ma le sirene esistono davvero? La sirena, se non esiste fisicamente, però esiste fortemente nel nostro immaginario, lo dimostra il fatto, come ha detto lei all'inizio, che ancora Andersen e poi la Disney ha alimentato ancora questo mito, non solo nell'immaginario dei bambini ma anche nel nostro, quindi contribuisce anche la cultura pop a portare avanti questo mito.